questa terra d'Egitto della nostra più completa determinazione. La Bibbia presenta in forma di popolo di Dio il mondo della nostra esistenza. È determinato come un progetto binario in arrivo da un'altezza divina, in cui ogni cosa esiste solo in potenza di essere rappresentata, da un software che consiste nel ciclo 10 di 10 unità decime. Quando questo 10 unitario è fatto dai suoi decimi, allora è 10 decimi, quindi 1. Quando questi decimi esistono in se stessi, sono riferiti all'unità, come il 10. E quindi sia il 10 sia il decimo diventano unità uguali e distinte. In questo modo, quando noi dividiamo la causa fondamentale di ogni cosa, che è come Dio Padre, per l'effetto primo, che è come il Dio Figlio, noi abbiamo introdotto come una forza in se stessa la forza del legame esistente tra padre e figlio, tra causa e suo diretto effetto. Questo modo di considerare il fondamento di ogni cosa introduce i singoli talenti uguali e distinte componenti di un unico modo di essere. La dissociazione in tre componenti di un unico volume introduce entità relative che possono rappresentare in un modo ottimale la nostra realtà relativa. Quando alcune religioni, come quella ebrea e quella dell'Islam, negano la Trinità di Dio, dimostrano solamente la primitività della rappresentazione di quanto è assoluto ed è chiamato Dio. Yahweh e Allah, ciononostante, sono rappresentazioni reali di un assoluto che però è determinato, se non altro, nel suo nome. Eppure non sono capaci di considerare la determinazione che ha questo nome attraverso tre componenti fondamentali, uguali e distinti, che valgono come talenti, come le tre fondamentali direzioni dell'osservazione relativa ad un unico volume. Io l'ho detto, 10 decimi sono uguali a 1 e possono essere una equazione che implica sempre tre quantità, anche quando su un membro solo noi ne abbiamo due che allora interagiscono con la terza. E se voi pensate che le mie parole non hanno grande importanza, ebbene questo che io vi sto presentando è la relatività generale in assoluta essenza. Infatti, 10 decimi è la relazione reale tra l'unità di ogni ciclo e la sua unità. Quando l'Accademia Francese delle Scienze volle che tutte le unità della fisica fossero riferite al ciclo 10 di ognuna, scelse
i due opposti modi di essere, di 10 e di 10 elevato a 1, e considerarono 10 il ciclo come l'espansione più grande del suo opposto dato da un decimo. Se noi chiamiamo U l'unità e C il suo ciclo, dal momento che noi abbiamo sempre due cicli inversi possibili, uno orario e l'altro antiorario, tutta l'energia del movimento è U moltiplicato per i due cicli. E noi siamo su un piano che è al di sopra della relatività ristretta di Einstein, che si riferisce solamente all'unità U della massa, mentre invece in questo livello, collocato oltre, al di sopra della relatività reale, noi ci stiamo occupando di ogni possibile unità. E c'è quel talento divino in cui un decimo è il figlio e il suo inverso 10 è suo padre. E come è vero che è uno il fondamento, il figlio deve essere moltiplicato per il piano tra i due suoi genitori per ottenere tutta l'energia. Deve essere moltiplicato per 1 e per 10. Dal momento che un decimo moltiplicato per 1 e moltiplicato per 10 è 1, il fondamento di ogni energia sta nella sua unità. E noi la chiamiamo Dio, essendo il fondamento alla base di ogni cosa. Così come il fondamento è assolutamente libero, nello stesso modo ogni cosa che è riferita ad esso è assolutamente vincolata. La nostra esistenza relativa può esistere solo nel modo determinato che la Bibbia usa per descrivere proprio il popolo di Dio nato schiavo in terra d'Egitto. E questa terra d'Egitto è il nostro mondo reale. Sembra proprio difficile da accettare in questo mondo in cui sembra che esista la massima confusione e il contrasto di forze di ogni tipo, assolutamente libere. Ma anche nella meccanica, la somma di singoli vettori, che in apparenza sembrano liberi, ciascuno nella propria singola azione, la somma è solo una nella sua risultante. Noi possiamo calcolarle, esistere simultaneamente, oppure in modo analitico, una per una, e arriviamo sempre allo stesso risultato. Così è la nostra vita. Noi osserviamo in modo dissociato ciò che esiste e va dappertutto e che non possiamo considerare se non ad uno, seguendo ciascuno dei singoli vettori. Ciò comporta l'apparente successo di forze che sono viste in azione prima di altre, quando invece essi sono in atto tutti
in un modo simultaneo. Ma alla fine noi tutti arriviamo allo stesso punto, la risultante. Ed è il più grande equilibrio tra tutte le forze opposte e concorrenti. Chi prima sta in basso sarà alzato. È meglio cominciare in questa vita reale con ogni mancanza di successo, come disse Gesù, quando volle definire chi fossero i beati in questa tempra reale in cui tutto è assolutamente determinato e manca ogni libertà, perché determinati ora nell'insuccesso saremo assolutamente liberi nel successo. È la profonda verità del Vangelo di Gesù Cristo.